Comincia la settimana in cui il controverso disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili approda in aula al Senato. Tentativi di mediazione sono ancora in corso per cercare di trovare un'intesa nel Partito Democratico e nella coalizione di governo in vista della battaglia parlamentare che inizia il 28 gennaio. Per favorire la mediazione presenti alcuni emendamenti che mirano a cancellare dagli articoli 2 e 3 del testo ogni richiamo al codice civile in riferimento al matrimonio. Poi ci sono gli emendamenti dell'ala cattolica del PD che puntano alla sostituzione dell'adozione del figlio del partner con l'affido rafforzato. Sul delicato tema delle adozioni interviene anche la presidente della Camera Laura Boldrini, per la quale invece il partner non ha soltanto il dovere ma anche il diritto di occuparsi del figlio del suo partner. Parole queste che hanno scatenato la polemica politica con le accuse nei confronti del presidente della Camera di interventismo politico. Contro l'adozione invece si schiera il ministro della Sanità Beatrice Lorenzin, che si dice favorevole alla regolamentazione delle unioni, ministro che annuncia di non partecipare al Family Day per il ruolo di governo, anche se si sente vicino a chi si impegna a sostegno della famiglia. Dibattito parlamentare dunque apertissimo nella settimana anche del Family Day di sabato prossimo. Il Movimento 5 Stelle, che deve fare i conti con il possibile addio di Grillo dalla politica, sarebbe pronto a sostenere il testo Cirinnà al Senato se non ci saranno cambiamenti, ma minaccia di sfilarsi se viene toccato il capitolo adozioni. Intanto c'è grande attesa per i lavori del Consiglio Permanente della CEI, che si apriranno questo pomeriggio, e per le indicazioni che potranno arrivare sul tema delle unioni civili.